Nel nostro spazio dedicato all'approfondimento parliamo anche del Gran Galà del Cuore, in programma venerdì 29 aprile al Teatro Municipale di Piacenza. Tra i tanti protagonisti ci sarà anche lui, oltre 30 anni di carriera tra comicità e magia, un grande maestro e un grande onore per me avere qui su Radio Sound Raul Cremona. Buongiorno Raul. Ciao a tutti e sim salamin, giusto? No, se iniziamo così ho già capito dove andrà a finire questa intervista. Io sì. ti amo, ti stimo tantissimo, ti ho seguito tantissimo, lo sai ovviamente. Certo. Ovvio. Allora Raul, venerdì sarai qui a Piacenza al Teatro Municipale per questo Gran Galà, ci saranno tanti comici, ci sarai anche tu, ci puoi spoilerare qualcosa, cosa succederà, cosa farai? Devo dirti che è sempre bello partecipare a questa manifestazione, perché devo essere sincero, lo dico col cuore, lavorare da solo, stare sul palcoscenico un'ora e mezza è veramente faticoso, invece quando ci sono gli amici, fra una battuta e un cazzeggio, la serata passa, ti diverti, poi esci, hai la carica, sai che non devi essere responsabile di tutto l'andamento e alla fine ti diverti veramente tanto. Poi se la cornice è bella come quella di un teatro, è sempre molto divertente. E tanti compagni che incontro nelle serate, ci sarà Ornano, ci saranno la Marta Zoboli, poi Luca De Angelis, tutti amici e tutti i compagni che hanno fatto con me la Tannacci straordinaria di Zelig. Insomma, in queste serate io cerco di sperimentare cose mai fatte, cose che di solito non tengo in considerazione, quindi mi diverto, capisci? Quindi lasci andare anche all'improvvisazione, eh? L'improvvisazione, beh sì, certo. Succede? L'improvvisazione c'è sempre, no? È quasi sempre improvvisazione, però l'improvvisazione organizzata, mai il cazzeggio, quello che non sai mai dove va a finire. Certo, è come no. Nel jazz, no? Prima si introduce il tema, poi ci sono quelle misure di improvvisazione, si rientra nel tema, si dice un po'. Il comico dovrebbe essere un po' come un jazzista. Il rischio è che spesso e volentieri quando improvvisa troppo viene fuori un casino. No, certo. Raul, mi è venuta una curiosità, perché ovviamente ti seguiamo da tanti anni, insomma, tra Zelig, programmi televisivi e quant'altro, ma come ti è venuto in mente di mescolare magia e comicità insieme? Allora, devo essere sincero, mi considero un pioniere, nel senso che quando ho cominciato a farlo non c'era nessuno. E l'idea era comunque di, come dire, di contaminare la magia di cui io non nasco come prestigiatore, non nasco né come attore né come comico, ma nasco come prestigiatore puro. Per tanti anni faccio quello, poi però vivendo nell'ambiente del cabaret ho contaminato l'idea di un linguaggio completamente diverso, perché il mago prima parlava in maniera leccata, silvanescamente parlando, signori buonasera, un esperimento di illusionismo. Il mago era questo, però quando tu ti trovavi in certi locali, tipo il derby di Milano, dove la quinta parete cadeva subito, e la quarta, la quinta non mi ricordo mai, cadeva la parete e la gente interferiva, tu dovevi usare un linguaggio diverso. Così io pensai, dico, questo connubio fra il linguaggio del cabaret e il gioco di prestigio. Chiaramente i miei giochi di prestigio sono quelli dell'antimago, cioè chi sbaglia sembra che sbaglia, però i giochi riescono. Non sono un parodista, sono un antimago, o meglio un mago comico, cioè sembra che il mago sbagli, ma i giochi riescono. E in tutto questo poi c'è tutta quella serie di intercalare con il pubblico che è tipico del linguaggio del cabaret. Certo, sei fantastico in effetti. Tra l'altro, comunque, dietro i grandi comici, dietro Raul Cremona, sappiamo che c'è una persona comunque molto intelligente, di cultura, insomma noi ti stimiamo anche per questo. Non so, ti volevo chiedere tantissime cose. Stai parlando di mia moglie, questo? No, anche di tuo figlio, che comunque è così, sì. Vabbè, lasciamo perdere, perché Mark and Cremont li conosciamo benissimo, sappiamo che Cremont è tuo figlio, giusto? E infatti, la gente mi ferma e dice, ma lei è il papà di Mark and Cremont? No, io sono Raul Cremona, questi ragazzi stanno rubando la popolarità al padre, guarda, la roba, ragazzi, lasciamo spazio ai giovani, Raul, dai, allora. No, abbiamo già dato, basta. A poi, proposito di figli, uno è un DJ e l'altro è un baritono, quindi puoi immaginare in casa il casino che c'è, uno che fa boom 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 boom. Ti vedremo a LOL, chi ride fuori? Chi lo sa, mi piacerebbe, vorrei capire, ho visto, dato un po' una sguardata, molti dicono e continuano a dire, ah sì, Raul Cremona, allora, no, non lo so, dipende da me, mi piacerebbe vedere un po', devo dire che non è una trasmissione facile, anche perché i presupposti sono quelli che conosciamo, ah, faccia ride, giusto? Sì. Senso che di solito invece le risate col pubblico nascono proprio da tempi che tu ti devi prendere, qui invece
Alla fine devi spoilerare un po' il repertorio, ma dovresti anche non farlo. Questa sarebbe la chiave di lettura, cioè cercare di far ridere senza attaccarti al tuo repertorio, che però molti, come ho visto, hanno fatto, giusto? Beh, Nel giustamente. senso che nella scorsa edizione abbiamo visto la Virginia Raffaele e Guzzanti e Quindi l'hai spoilerare il guardato comunque, repertorio. LOL? Ma sì, un po' me lo sono guardato, ma non Certo. posso non farlo perché questo è il mio mestiere. Beh, sì, ovvio. Raul, noi saremo qua delle ore a parlare con te perché è un Sì. piacere, Ma ma il tempo fugge. i tempi radiofonici sono un po' stretti. Insomma, Okay. ci vediamo venerdì sera al Municipale di Piacenza Venerdì per il sera, Gran Calà. perfetto, a Piacenza alla Palazzetta. Io ti ringrazio, è stato un grosso piacere, Simi Salamina. Grazie, un abbraccio, ciao Ciao, Raul, ciao, 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 ciao. ciao. L'appuntamento quindi al Gran Galà Amici del Cuore, venerdì al Municipale a Piacenza con Raul Cremona che avete appena sentito qui su Radio Sound Piacenza 24.